L'analista sportivo di TMV Fabrizio Biasin ha condiviso i suoi pensieri dopo l'ultimo sorteggio dell'Inter, offrendo uno sguardo approfondito sullo stato attuale del club. Mentre alcuni criticavano l'allenatore per non aver raggiunto il record di punti in Serie A, Biasin sosteneva che l'importanza dei numeri è insignificante come un ghiacciolo al Polo Nord se paragonata alla grandezza del gioco e alle prestazioni individuali. Per Biasin è fondamentale analizzare la prestazione di Alessandro Bastoni, uno dei protagonisti della squadra, e pensare a come verrà ricordato a fine stagione. È a causa del suo impatto offensivo o difensivo? Biasin crede fermamente che l'aspetto più significativo sarà il suo ruolo in attacco, evidenziando la capacità di Bastoni di trascendere le aspettative del suo ruolo e influenzare il gioco in diverse zone del campo. Ciao interisti, benvenuti nel nostro canale Inter News. Portiamo quotidianamente le ultime notizie dalla squadra nerazzurra. Quindi non perdete altro tempo e iscrivetevi al canale e mettete mi piace al video. Così sarete avvisati ogni volta che escono nuove notizie l'Inter. Queste riflessioni di Biasin ci invitano a mettere in discussione non solo le prestazioni della squadra, ma anche la complessità dello sport e la natura multiforme del contributo individuale. Sostiene che il valore di un giocatore come Bastoni va oltre le statistiche, essendo plasmato dalla sua capacità di influenzare il gioco in modi diversi e di adattarsi alle esigenze tattiche della squadra. Inoltre, Biasin sottolinea l'importanza di considerare il contesto e le dinamiche del gioco quando si valuta la prestazione di un giocatore e il successo della squadra nel suo insieme. Secondo lui, il vero merito risiede nella capacità di un giocatore di eccellere nei momenti cruciali e di contribuire al successo collettivo della squadra, indipendentemente dai numeri individuali. Biasin ci ricorda che il successo di una squadra non può essere misurato solo dai numeri, ma deve essere apprezzato nella sua interezza, tenendo conto dell'impatto individuale di ciascun giocatore e del contributo allo stile di gioco collettivo. Come interpreta le parole di Fabrizio Biasin sull'ultimo pareggio dell'Inter e sulla stagione di Alessandro Bastoni? Siete d'accordo che la prestazione di Bastoni in attacco sia significativa quanto in difesa? Pensi che i commenti di Biasin riflettano fedelmente la situazione attuale del club? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto e metti mi piace al video così potrai ricevere in prima persona le prossime novità dalla squadra nerazzurra. Forza Inter!